La parola ora a Rafael Mariano Grossi per la Lectio Magistralis, prego. Buongiorno a tutti. Vorrei innanzitutto esprimere la mia gratitudine per questo importante riconoscimento al Ministro per l'Università e la Ricerca, al Rettore del Politecnico di Milano, professore Ferruccio Resta, alla Scuola di Ingegneria Industriale delle Informazioni, il professore Matteo Passoni, grazie Matteo, presidente del corso di laurea magistrale in Ingegneria Nucleare, professore Capone, Lozza, amici tutti. Poiché sono cresciuto in Argentina, e con l'orgoglio di essere il nipote di una famiglia di emigrati piemontesi, ho sempre percepito l'Italia come parte integrante della mia vita e come mio paese di origine. I primi punti di riferimento culturali della mia vita sono stati Dante, Leonardo, Piazza Leo, mi hanno detto, e Caterina de' Medici. Ho affinato la mia conoscenza della lingua italiana grazie alle animate discussioni intrattenute durante i pranzi della domenica ospitati da miei nonni a Buenos Aires. Le vicende della politica italiana erano oggetto di appassionate discussioni allo stesso modo di quelle argentine e non c'era sicuramente tempo per annoiarsi. Naturalmente, è il caso di dirlo, il mio cuore batte per la squadra argentina, la biceleste, e allo stesso modo per la squadra azzurra. Quindi spero che possiate portare pazienza con il mio italiano, che sento mia lingua madre, e sorvolare sugli errori che potrei fare a causa del tempo intercorso della mia giovinezza. Ci sono molti motivi per i quali mi sento profondamente onorato di ricevere questa laurea honoris causa dal Politecnico di Milano. Vorrei menzionare due in particolare. Innanzitutto, perché questo titolo accademico onorifico mi viene conferito per un'università che è stata la culla della scienza nucleare in Italia, l'hai detto. In secondo luogo, perché un corso di formazione universitaria magistrale in ingegneria nucleare, primo in Italia, è uno dei più prestigiosi in Europa. Ha scelto di conferire a me, un diplomatico, lo straordinario privilegio di una laurea ad honorem in ingegneria nucleare. Lasciatemi dunque cominciare con una piccola storia che sono sicuro vi sarà familiare. Nel 1957, alcuni anni dopo la morte di Fermi, questa università decise di fondare il primo istituto di scienze nucleari in Italia. Avendo ottenuto il consenso della moglie Laura, l'istituto nominato Centro Studi Nucleari Enrico Fermi. Un nome importante che, come disse il rettore professore Gino Cassinis nel suo discorso di inaugurazione del centro nel 1960, non voleva solo manifestare la gratitudine e l'omaggio al grande scienziato, ma intendeva rappresentare un impegno e una responsabilità alle quali assolvere e fare onore. Per più di 60 anni il vostro istituto ha mantenuto viva la fiamma della conoscenza che animò Fermi, avete fatto più che onore al suo nome. E anche merito del vostro lavoro, se nonostante i corsi e ricorsi della politica, l'Italia rimane oggi solidamente un paese di riferimento a livello globale nel settore nucleare, anche se non vi sono più impianti di potenza in esercizio. Il contributo dell'Italia alle scienze e tecnologie nucleari non è più solamente rappresentato dal contributo di Fermi e dei ragazzi di Via Panisperma, bensì ogni anno questo grande paese forma ingegneri nucleari che partecipano attivamente all'avanzamento delle scienze e delle applicazioni delle tecnologie nucleari in Italia e nel mondo. Poter troverarmi tra i membri onorari di quel gruppo di ragazzi è veramente un onore speciale. Lasciatemi dire, anzi promettere, fin da subito che non intendo minimamente tentare di utilizzare il mio titolo di ingegnere per progettare un reattore nucleare, posso dire già. Invece accetto con gratitudine la vostra generosità e interpreto questo titolo sia quale riconoscimento personale sia
come simbolo di un impegno e di una responsabilità da onorare per il resto della mia vita. Verso la fine della sua vita, Fermi tenne una lezione a un gruppo di fisici. Disse loro: ciò che tutti noi speriamo con fervore è che l'uomo sia presto abbastanza adulto da fare un buon uso dei poteri che acquisisce sulla natura. Nel mio vocabolario personale, la speranza è in realtà l'azione. Ora, forse più che mai, dobbiamo fare buon uso delle scienze, della tecnologia nucleare affinché esse possano giocare un ruolo fondamentale nella soluzione delle crisi globali, anziché contribuire a peggiorarle. Per raggiungere tale obiettivo c'è bisogno di ingegneri nucleari, appassionati della propria professione, ma anche di molti altri tipi di esperti, dagli ispettori nucleari agli scienziati, dai tecnici specializzati del settore nucleare ai funzionari pubblici. La missione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica è unire tutte queste professionalità nel perseguimento di applicazioni nucleari accessibili a tutti e in ogni continente, in ogni forma di promozione dello sviluppo, dalle centrali alle cure radioterapiche per il cancro e tutto ciò che vi passa in mezzo. L'AIA, e l'ho detto alle studenti oggi, è come una moneta, ha due facce. Da una parte siamo l'organo di vigilanza mondiale, il Nuclear Watchdog, dedicato a verificare che gli stati non sviluppino armi nucleari. I nostri ispettori di salvaguardia nucleare compiono verifiche sul campo sul numero sempre maggiore di installazioni e materiali nucleari in tutto il mondo. Dall'altra parte, l'AIEA promuove lo sviluppo internazionale offrendo assistenza tecnica ai paesi volta ad assicurare un utilizzo sicuro ed efficace delle tecnologie e delle applicazioni nucleari nel campo dell'energia, della medicina, dell'alimentazione e delle scienze ambientali ed umane. Nella primavera del 2021, nel periodo in cui la pandemia del Covid-19 si espandeva nel mondo, l'AIEA ha lanciato quello che sarebbe divenuto il nostro più esteso progetto di emergenza, inviando macchinari per la codifica e le diagnosi di malattia, RT-PCRs, kit diagnostici diffondendo conoscenza scientifica ed esperti di 130 paesi. In modo analogo, la nostra agenzia ha decine d'anni di esperienza nell'assistenza tecnica collegata alla medicina nucleare e alla radioterapia contro il cancro. Attraverso la nostra iniziativa strategica che ho lanciato a Addis Ababa all'Unione Africana, chiamata Rays of Hope, raggi di speranza, che ho lanciato quest'anno, faremo ancora di più in questo campo. Le applicazioni delle scienze nucleari sono talmente estese da essere rilevanti per il raggiungimento di più della metà dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Uno dei principali campi di applicazione è sicuramente la produzione di energia nucleare. In tale campo l'AIEA supporta i paesi durante l'intero ciclo di combustibile nucleare, in tutte le fasi dello sviluppo del loro programma nucleare, assicurando che la sicurezza e la salvaguardia nucleare siano sempre una priorità. Ritornerò sul tema dell'energia nucleare, che oggi è molto rilevante, ma prima lasciatemi dire quanto io sia lieto che il Politecnico di Milano diventerà un collaborating center della AIEA, aiutandoci così a fare ancora meglio nei programmi di formazione e condividendo le proprie competenze e risorse in aree di intervento cruciale per l'Agenzia. Cari amici, ci troviamo oggi immersi in quel che sembra un momento difficile, forse decisivo della storia. È dunque utile ricordare che le prospettive legate alle scienze nucleari e all'AIEA stessa furono anche se frutto di un chiaro punto di svolta storico nel passato. Nel 1957, lo stesso anno in cui questa università decide di fondare la SNEF, Vienna, la nuova casa dell'AIEA, stava appena riemergendo da un decennio di occupazione conseguente alla Seconda Guerra Mondiale. Nel continente africano,
e asiatico, i vari paesi stavano forgiando un nuovo futuro, indipendente dal dominio coloniale. Nell'Unione Sovietica, negli Stati Uniti, nel Regno Unito, le prime centrali nucleari stavano già producendo energia. E nella comunità scientifica era palpabile il senso che il futuro fosse pieno di prospettive per l'applicazione nucleare. Ma con il trauma della bomba nucleare ancora presente nelle coscienze e nei cuori delle popolazioni, lo spettro del conflitto nucleare dispiegava al contempo un'ombra sul potenziale di sviluppo futuro. Il mondo aveva bisogno di uno strumento per prevenire il potere distruttivo delle armi nucleari e al contempo crescere e diffondere il potenziale tecnologico dell'energia nucleare impiegata a fini pacifici e di sviluppo. L'AIEA veniva fondata in tale contesto e 13 anni più tardi il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari entrò in vigore. Negli scorsi 60 anni l'AIEA e il Trattato di non proliferazione hanno enormemente contribuito alla sicurezza e al benessere di miliardi di persone. I timori di proliferazione nucleare degli anni 50 e 60 non si sono fortunatamente materializzati. Ma siamo oggi costantemente testati. Nel prolungato caso della verifica sulla natura pacifica del programma nucleare iraniano, l'AIEA continua a lavorare in modo equo ma risoluto con l'Iran. Sto concedendo al Paese ogni possibile opportunità per chiarire le nostre perplessità e fornire le informazioni mancanti nel rispetto degli adempimenti dell'accordo di salvaguardia siglato dall'Iran e l'AIEA. Sfortunatamente, dal 23 febbraio 2021, l'Iran non sta assolvendo ai propri obblighi. Di conseguenza, per quasi 2 anni, l'AIEA non è stata in grado di effettuare verifiche e monitoraggi relativi alla produzione e all'inventario di centrifughe, acqua pesante, concentrato di minerale di uranio, inclusi 5 mesi nei quali il nostro equipaggiamento di sorveglianza è stato disinstallato. Ogni giorno che passa, senza registrare alcun progresso, rende il nostro compito di verificare la natura pacifica del programma nucleare iraniano più difficile. L'Iran oggi possiede abbastanza materiale nucleare per produrre più che una bomba. Questo non vuol dire che si stiano costruendo una, ma voglio essere completamente trasparente. Continua a destare preoccupazione anche l'uscita della Corea del Nord del Trattato di non proliferazione e l'espulsione dei nostri ispettori nucleari, che perdura dal 2009. Continuiamo a monitorare al di fuori del loro confine il sempre crescente programma nucleare nordcoreano, che viola molteplici risoluzioni delle Nazioni Unite. I nostri ispettori sono pronti a ritornare nel paese ove la situazione lo permettesse nuovamente. L'Ucraina. L'attuale conflitto sta inattaccando norme consolidate e sta infrangendo in modo estremamente preoccupante tabù concernenti l'uso delle armi nucleari. In tutto ciò, potenti spinte politiche, sociali e tecnologiche stanno mettendo in discussione l'importanza delle azioni multilaterali ed alcuni osservatori sostengono che la stiano seriamente compromettendo. In tale situazione è fondamentale che le istituzioni internazionali, quali l'AIEA e i suoi esperti, che siano diplomatici, ingegneri, scienziati, rimangano indipendenti, imparziali, risoluti e proattivi. Dobbiamo essere parte integrante di una soluzione nel momento in cui essa è maggiormente necessaria, anche se ciò significa intraprendere percorsi inesplorati. Non è abbastanza arrivare sulla scena e registrare l'accaduto o raccogliere i cocci. Oggi noi dobbiamo essere sul posto prima, durante e dopo l'accaduto. Dobbiamo garantire la nostra presenza costante. Permettetemi di darvi come esempio
una delle sfide più cruciali ed immediate che ci attendono, dalla quale dipendono le vite di migliaia di persone e che determinerà il futuro dell'energia nucleare e della nostra abilità di usarla per mitigare il cambiamento climatico. Sto parlando della sfida di garantire la sicurezza della centrale nucleare situate oggi al fronte del conflitto in Ucraina. Prima di parlare dell'operato dell'AIEA in questo contesto, permettetemi di riconoscere lo straordinario coraggio dei nostri colleghi ucraini, normali ingegneri nucleari come voi e operatori che ogni giorno compiono straordinari atti di eroismo, in particolare alla centrale di Zaporizhzhia. La situazione a Zaporizhzhia non ha precedenti, ma prima d'ora uno dei paesi con un programma nucleare così sviluppato è stato coinvolto in un conflitto armato. Mai prima d'ora una centrale nucleare è stata ripetutamente bombardata e isolata dalla rete elettrica. Mai prima d'ora un team di ingegneri nucleari è stato costretto a lavorare in tale condizione pericolose e inumane. Mai prima d'ora. I 7 pilastri della sicurezza nucleare stabiliti dall'AIEA sono stati pregiudicati così frequentemente. Mai prima d'ora il direttore generale dell'AIEA ha condotto in prima persona una missione ricognitiva al fronte di un conflitto armato alla guida di esperti dell'agenzia in elmetti giubbotti antiproiettili, attraversando una terra di nessuno sotto il fuoco degli eserciti. Mai prima d'ora l'AIEA ha mantenuto una presenza costante per vigilare su una centrale nucleare sotto attacco. Ma sono convinto che i mai prima d'ora non debbano fermarci. Dobbiamo agire per essere efficacemente al servizio dei nostri Stati membri e della comunità nucleare. Dobbiamo agire, dobbiamo fare ogni cosa per proteggere vite e popolazione da un incidente nucleare. Dobbiamo agire affinché le tecnologie nucleari possano realizzare il loro contributo a un mondo migliore, più sostenibile. Dobbiamo agire affinché le istituzioni internazionali mantengano la propria rilevanza in frangenti di reali crisi internazionali. Dobbiamo agire perché solo agendo possiamo sostenere l'ideale del multilateralismo. Dobbiamo agire perché le azioni generano speranza e la speranza genera i cambiamenti anche nelle situazioni più difficili. È per questo che, nonostante le critiche ricevute da alcuni, continuo in prima persona a negoziare ai massimi livelli con i rappresentanti dell'Ucraina e della Federazione Russa affinché venga istituita al più presto una zona di protezione e salvaguardia nucleare attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il nostro lavoro a sostegno della cooperazione e sviluppo internazionale può sembrare non avere lo stesso impatto che ispezionare una centrale nucleare in un teatro di guerra, attraverso una serie di checkpoint militari. Ma mi sento altrettanto dedicato all'importante ruolo di sostenere il settore energetico e gli entity di controllo nazionale, in aree quali, per esempio, l'implementazione efficiente e sicura di reattori modulari di piccola taglia, SMRs. E anche in questo campo vi sono delle sfide da affrontare, di diversa natura, ma altrettanto importanti. Per questa ragione stiamo discutendo con le autorità di controllo nucleare dei paesi di tutto il mondo al fine di armonizzare i regimi regolatori sugli SMRs e parallelamente stiamo riunendo i principali attori dell'industria nucleare internazionale e discutendo con loro su come standardizzare i processi di costruzione e qualifica dei componenti, la validazione dei codici di calcolo per la progettazione e tanto altro. E adesso che sono ingegnere posso farlo più facilmente, questo è chiaro. L'interesse verso gli SMR è tale che a cadenza quasi settimanale un ministro per l'energia di un paese in via di sviluppo ci contatta per chiedere quando questi reattori saranno disponibili. L'AIEA sta lavorando con un gruppo che comprende di più di un terzo dei paesi africani, sì, che sta attivamente valutando la possibilità di adottare l'energia nucleare con questa tecnologia. Pochi giorni fa, Matteo l'ha detto,
Sono tornato dalla conferenza annuale della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, la COP, la COP27, tenutasi a Sharm, in seno alla quale l'AIEA ha gestito per la prima volta un proprio padiglione dedicato al nucleare. La nostra presenza a questo evento è un segno tangibile del fatto che vogliamo sfruttare la nostra voce per portare l'energia nucleare ad ogni tavolo di discussione sulle politiche energetiche per fronteggiare il cambiamento climatico. Il peggioramento dell'emergenza climatica e la crisi energetica in corso stanno orientando sempre più paesi verso il nucleare, sia nel considerare l'estensione delle operatività di centrali già esistenti, sia lo sviluppo di nuovi programmi di produzione di energia nucleare. I 400 e più reattori ad oggi in attività producono il 10% dell'elettricità generata globalmente e il 25% dell'energia generata da fonti a basse emissioni di carbonio. Metà dell'energia a basse emissioni di carbonio prodotta qui in Europa è di origine nucleare e naturalmente l'Italia ne importa una parte. L'energia nucleare prodotta oggi nel mondo consente una riduzione netta di emissioni equivalente alla quantità di emissioni totali prodotte da tre delle principali potenze economiche europee, il Regno Unito, Francia e Italia. Gli analisti, inclusi quelli dell'AIEA, hanno rivisto al rialzo le loro proiezioni ed ora stimano che la produzione di energia nucleare sarà più che raddoppiata entro l'anno 2050. Ciò comporterebbe un significativo cambiamento rispetto ai 20 anni passati, nei quali la produzione di energia nucleare è rimasta stabile in virtù del controbilanciamento tra ambiziosi programmi di espansione in alcuni paesi, la Cina, e cessazioni della produzione in altri, la Germania. In questo momento oltre 50 nuovi reattori nucleari sono in fase di costruzione in 18 paesi e altri 30 paesi stanno considerando o stanno già pianificando l'introduzione di programmi di produzione d'energia nucleare. I governanti dei diversi paesi stanno gradualmente prendendo consapevolezza delle molteplici applicazioni dell'energia nucleare, che vanno dalla desalinizzazione dell'acqua, alla produzione di idrogeno per rendere ecosostenibili settori industriali di più difficile conversione, fino alla produzione di calore. Ma il contributo delle applicazioni non elettriche dell'energia nucleare è purtroppo ancora sottovalutato e il suo potenziale non è ancora sfruttato appieno. La nostra iniziativa Atoms for Net Zero permetterà ai paesi che lo vogliano di valutare il contributo che l'energia nucleare può apportare al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e sufficienza energetica nei rispettivi territori. Spero che questi esempi siano utili a farvi percepire l'importanza fondamentale del lavoro che svolgete al Politecnico di Milano per molte persone in tutto il mondo e per le future generazioni. Viviamo in un periodo storico entusiasmante per il settore nucleare. Il mondo ha bisogno anche di voi come non mai. Ogni contributo è rilevante, non esiste una ricetta magica. Al contrario, esiste un gruppo di professionisti, ingegneri, ispettori, funzionari pubblici, legali, accademici, esperti di comunicazioni che devono lavorare insieme per un risultato comune. Inoltre, non possiamo permetterci di avere ancora così poche donne nella nostra comunità nucleare. Fermi aveva soltanto Leona Woods, l'unica donna nella squadra di Fermi, che costruì e sperimentò il primo reattore nucleare. A esattamente 80 anni dal successo di Fermi, abbiamo ancora un forte sbilanciamento di genere nel nostro settore. Abbattere le barriere che ostacolano una maggiore partecipazione femminile al settore nucleare non è soltanto un buon obiettivo da perseguire,
è anche l'unico modo in cui il nucleare, come tanti altri settori, può esprimere il suo pieno potenziale. E per questo motivo il programma di fellowship dell'AIEA dedicato a Marie Sklodowska-Curie sta offrendo borse di studio a centinaia di donne per il perseguimento dei loro studi universitari a livello di master nel settore nucleare. E la nostra nuova iniziativa, Lise Meitner, offrirà nuove opportunità a giovani professioniste all'inizio della propria carriera. Lise Meitner è un chiaro esempio di come il contributo offerto da scienziate donne sia stato ignorato per molto tempo. Lavorava con Otto Hahn, ma non ha potuto ricevere il Nobel con Otto Hahn, perché era una donna. Lasciatemi dunque sfruttare l'occasione per citare le altre come Amy Noether, Maria Göpert-Meyer, Marietta Blau, Tatiana Ehrenfest-Afanasieva e Ida Take-Nodak, che hanno dato un contributo fondativo al nostro settore. Ciò mi riporta al significativo riconoscimento che avete voluto concedermi. Grazie ancora per questo onore. Mi riprometto di farne buon uso, come costante promemoria dell'importanza del lavoro che insieme svolgiamo nel realizzare la fulgida prospettiva dei Fermi e di tutti gli scienziati e le scienziate che hanno contribuito alle straordinarie scoperte e evoluzione in campo nucleare e che rappresentano una vera promessa per il futuro. Politecnico di Milano, il futuro è adesso. Grazie.